proposti, cioè un passo diverso per la Toscana, lo abbiamo in parte realizzato, certo con più difficoltà perché la crisi non ha agevolato questo cambiamento di passo, ma tante cose sono state fatte con le stesse difficoltà e sofferenze che hanno provato tante istituzioni della Toscana, i comuni, le province, anche le stesse difficoltà che ha provato chiunque ha un ruolo di responsabilità, imprenditore o anche capofamiglia, insomma le famiglie stesse. Però questa è una regione che non è stata ferma, che tiene, che reagisce, che riforma, che innova. Semmai avverto la necessità di far girare di più insieme le ruote, insomma, di dedicare tempo a raccontarci quello che abbiamo fatto, a riflettere sulla spinta da darci per il futuro, per rientrare di più in sintonia come regione e sentirci come comunità. Questa è una difficoltà che abbiamo. Il quadro è negativo, però meno negativo che altre regioni. Cos'è, consolatorio oppure un dato di fatto? Sì, se vuole, per un verso è un dato di fatto e anche consolatorio. Se fossimo andati peggio saremmo stati qui a domandarci perché. La regione toscana sull'occupazione va male, ma va come vanno le regioni migliori. La regione toscana, anche per quanto riguarda l'export, invece va molto bene, ha settori che ancora trainano come il turismo. Anche sul prodotto interno lordo si avvicina ai dati migliori delle altre regioni come Lombardia, Emilia Romagna. Se si ricorda, qualche tempo fa si denunciava una regione che invece non stava al passo con le regioni di riferimento. Quindi è un dato che dimostra che stiamo reagendo, forse lo stiamo facendo in una regione che è molto variegata, che è molto capace anche di scommettere su situazioni. Penso al ruolo che ha dimostrato di svolgere il turismo, ma anche a tutto il settore manifatturiero nel quale pochi credevano e invece c'è stata una grande capacità di reazione, non solo nei settori tradizionali come quelli della moda, ma anche nel settore della meccanica e altri settori emergenti. Il Presidente dice che adesso però la regione Toscana ha fatto, ma adesso ci vuole una svolta nel governo nazionale. Io penso che, l'ho sempre pensato, le politiche del rigore da sole non bastano e credo che bisogna riprendere la strada degli investimenti fatti in maniera oculata, misurata, efficienti, e accanto alla strada degli investimenti pubblici per ridare occupazione e sviluppo bisogna sostenere il credito alle imprese. Le banche sono ancora in grosse difficoltà nell'erogazione del credito, occorre che ci siano interventi anche a carattere nazionale per supportare soprattutto le piccole imprese. Aeroporti, più che una sollecitazione a creare la holding, la sua è apparsa quasi come una minaccia. No, non è una minaccia, è un presupposto che io penso, di cui sono convinto fin dall'inizio. L'adeguamento dell'aeroporto di Firenze va fatto, va dentro un quadro strategico in cui Pisa e Firenze si mettono insieme per competere a livello nazionale, a livello europeo. Questa, se la si farà e la si deve fare, è davvero una svolta che supera quei campanilismi, quelle visioni ristrette che sono un limite ormai per la nostra regione. Altrimenti la variante è lì. Ma non fa bene neanche a Pisa ormai. Bloccare l'ipotesi di una crescita controllata dell'aeroporto di Firenze, il suo adeguamento e ammodernamento, significa far perdere alla costa, cioè a Pisa, un bacino di riferimento fondamentale che è quello del centro della Toscana, che rischierebbe di gravitare invece verso Bologna. Non ha interesse nemmeno Pisa che si fermi la variante per l'aeroporto di Firenze. Però questo deve avvenire dentro una holding in cui le due società si mettono insieme e diciamo contemperano i reciproci interessi e insieme gli interessi complessivi della regione toscana. Costa Concordia si è aspettato troppo per la rimozione, ma ribadisce la fiducia che sì, spesso veniamo messi all'indice perché le istituzioni fanno tardi, arrivano tardi. Rispetto alle promesse fatte, diciamo, siamo molto indietro perché adesso i nuovi piani parlano della rimozione ormai d'estate, forse sappiamo anche che si andrà a fine estate. Capiamo che ci sono delle difficoltà per rimuovere quel po' di relitto che è stato, che si è arenato lì davanti alla costa del Gino. Però noi vogliamo che si definisca il piano, cioè vogliamo sapere dove andrà a finire, lo vogliamo sapere entro gennaio, perché chiude l'emergenza, perché il governo nazionale deve fare le ordinanze e di chiusura della fase di emergenza e la nave, a nostro parere, deve essere portata sul porto più vicino. Una nave del genere
per quanto rimessa in galleggiamento non può essere portata a spasso per il Mediterraneo, perché ci sono problemi di carattere ambientale che non si possono affrontare con facilità. Quindi attendiamo risposte con grande fiducia nell'operato del Ministro Clini, che su questo si è sempre comportato con correttezza. Anche noi abbiamo svolto un ruolo, la Toscana è stata sempre attiva, presente, sia nella fase di emergenza iniziale ma anche come capacità di intervento per il lavoro, e quindi la vicenda drammatica ha avuto poi anche un risvolto positivo per la nostra regione e deve continuare ad averlo. Che augurio fa per il 2013? Aveva detto non vedo molta luce, ma insomma bisogna avere anche speranza, ci sono elementi di speranza ai nostri telespettatori, a tutti i toscani. L'augurio è che si produca a livello nazionale questo cambiamento. Io penso che c'è bisogno di sviluppo, c'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di equità, c'è bisogno anche di continuare con le politiche di rigore, mai lo hanno capito in tanti, però questa svolta è senz'altro necessaria. Credo che questa svolta, se verrà prodotta, potrà farci uscire da questo inverno, da questa sofferenza dove si è puntato tutti quanti alla sopravvivenza, ognuno a testa bassa, tutti, dicevo, a fare quello che era possibile per non andare fuori rotta, per non essere messi e presi in una spirale di decadenza. E se questa svolta ci sarà, nel 2013 ci potrà far ritrovare anche quella speranza, quella capacità di dialogo tra istituzioni e cittadini, che è senz'altro necessario. Un grande paese, per ritrovare la via della crescita, non può agire soltanto per decreti, ha bisogno di muoversi con le forze sociali, con i cittadini, con le energie che abbiamo dimostrato nella società italiana esistono. Il discorso vale anche per la regione Toscana, cioè noi abbiamo bisogno di rimetterci di più in sintonia con le forze e con le energie positive di questa regione. E ai toscani dice che rimarrà al suo posto fino al 2015? Sì, io credo che questo sia un modo serio di stare dentro le istituzioni. Se ti hanno eletto hai fatto un contratto, il contratto lo si straccia prima, lo si porta fino in fondo, ma poi si sottopone eventualmente al giudizio dei cittadini per sapere se si è fatto bene, se si è fatto male, qualora i cittadini ritengano che sia giusto sottoporre a questo giudizio.